Queste veglie invernali sono interminabili. Non si sa come ammazzarle. Che ore sono? Le 9:15. Quando ero bambino, la nostra balia ci raccontava proprio qui, accanto al fuoco, certe storie di lupi mannari, da far venire i brividi ai più coraggiosi. Ero paralizzato dalla paura, ma il tempo passava. Oggi invece il tempo non passa mai. È la grande sciagura del nostro secolo. Dov'è la vostra balia, Elizabeth? Senz'altro è salita a coricarsi e soffre molto il freddo. Bisogna ammettere che se ne muore, Sidrange. Io non so cosa avesse in mente il mio bisavolo quando fece costruire sale alte 6 metri. Domani sera la vostra balia verrà a scaldarsi qui, con noi. Questa stanza sembra così piccola che si direbbe ad essere più numerosi di quanto siamo in realtà. È l'effetto di un'illusione, ma è curioso. Eppure siamo solo in 4. Non sarete che in 3. Casco di stanchezza. È il prezzo delle vostre lunghe cavalcate nei boschi. Vi invidio, Jacques, il sonno che state per gustare. Vi auguro la buonanotte. Da un po' di tempo Jacques ha l'aria eccessivamente stanca. Che ne dite, Pierre? Voi stesso gli avete detto adesso che le sue cavalcate nei boschi... Quella è la prima motivazione che mi è venuta in mente. Non so nemmeno se ci credo io stesso. Ma lasciamo perdere. Ho appena saputo che Rusto è scappato. La servitù l'ha cercato nei giardini per qualche tempo, ma invano. Speravamo che tornasse per l'ora della zuppa, invece no. È già successo da quando sono arrivato a Sidrange. Sì, ma io ho paura che qualche villano gli tagli la gola. Come è successo a un altro nostro cane. Regna il malanimo nelle capanne di quei contadini. In tutta la Francia regna il malanimo. Saccheggiano i forni, hanno fischiato la regina a teatro. Viviamo accampati nel disordine. Io non so se vi rendiate conto che dei mendicanti si sono spinti fin sotto le vostre finestre. Neanche un'ora fa c'era una contadina qui che chiedeva del pane. Ma io ho dato disposizioni perché in casi analoghi si faccia quanto bisogna. Che si vuotino le madie se necessario. Una volta che le madie sono vuote. Quelle teste di legno non lo capiscono. Nel signore del villaggio si vede una specie di mago che deve provvedere a tutto. E vi prego di credere che sarà così. Finché ci sarà freddo. Finché ci saranno villaggi. E finché ci saranno signori, forse. No! Togliete i signori e la carestia resterà. Temo che questi giorni d'inverno vi siano lunghi, amico mio. Le occasioni di svago a Sidrange non sono molte. Al contrario, io mi trovo meglio di quanto voi pensereste. Allora vi prego di restarci fin quando vorrete, giacché abbiamo tutti imparato a stimarvi da che siete qui. Ci lasciate già, Elizabeth. Sono appena le 9. È che il sonno vince anche me. Ve ne domando 1000 volte scusa. Si ritira molto prima del solito questa sera. Ma non sono scontento di rimanere a parlare da solo con voi. Le occasioni non sono molte perché voi avete il gusto della solitudine, del silenzio. Oh, non ve ne faccio un riprovero, anzi. Ho anch'io una certa inclinazione per la vita ritirata che mi consente di capirvi alla perfezione.
Del resto noi ci conosciamo poco. Quando lasciai Silleranche per andare a corte, voi eravate bambini, e quando vi feci ritorno con mia moglie, voi eravate già andato in monastero. Jacques non mi parlava mai di voi. Perché? Scusate? Perché Jacques non mi parlava mai di voi, anche adesso? È una natura un po' riservata la sua, un po' segreta. Ah, segreta, giusto, giusto. C'è chi gliene fa una colpa, c'è chi lo vorrebbe più aperto, come dire, meno prudente. Fuor di dubbio che la prudenza sia la sua gran virtù. Vedo che ci capiamo noi due. Voi volete che parliamo semplicemente da uomo a uomo? Di voi non mi facevo l'idea più favorevole prima che arrivaste a casa mia, ma mi ci valle poco per capire con chi avessi a che fare. La vostra serietà, la dignità dei vostri modi. Io non voglio soffocarvi di complimenti, ma al disagio provato inizialmente ad avervi sotto il mio stesso tetto è subentrato un piacere che non mi curo più di nascondere. Questo è farmi davvero troppo onore. Tutt'altro, io rendo omaggio all'uomo onesto, onorato. Persino le vostre letture mi hanno insegnato qualcosa di quello che volevo sapere di voi. Voi prediligete i buoni autori, Seneca, Lucrezio, Orazio. Sì, che lo spirito non può restare troppo teso per lungo tempo senza stancarsi e addirittura perdere di vigore. Desipere in loco. Desipere in loco, eccellente. Vedete voi quanta saggezza in quel birbante di poeta. Ma non è di letteratura che voglio discutere con voi. Troverete forse che salto rapidamente da un argomento all'altro, del resto la conversazione all'improvviso ha il suo lato affascinante, non vi pare? Sì, questo... Io vi prevengo. Sarete molto stupito da quello che sto per dirvi. Mi piacerebbe che vi si vedesse la domenica in chiesa con noi. Che cosa, scusate? In chiesa, perdonatemi, ma io non ci ritornerò mai. Amico mio, io vi capisco, ma in quest'epoca di turbamenti bisognerà pure dare l'esempio al popolo, anche fingendo. Né voi né io crediamo più che il Dio della natura stia in un boccone di pane azimo. Cosa avete? Ho detto qualcosa che vi ha turbato? No, per nulla al mondo, io vorrei dispiacervi, ma io vi assicuro che in chiesa non ci tornerò mai. Come darvi torto? Quando la coscienza mi grida che ad avere ragione siete voi, siete anche più serio di quello che pensassi. È una lezione che ricevo, me la sono meritata. Ma voi, vi viene mai in mente che forse vi sbagliate? Sul mio conto, dico. Perché in fondo chi vi dice che voi, qui, in casa vostra, non ospitiate un nemico? Non scherziamo. Passiamo a un argomento più serio della vostra presenza alla messa domenicale. Si tratta di Elizabeth. O per essere più precisi, si tratta dell'onore di mia moglie e del mio. Eccovi colpito, stupefatto, a giudicare dal vostro atteggiamento. Certo non vi aspettavate le parole che ho appena pronunciate. Che ne dite? Non mi aspettavo in effetti che toccaste un argomento piuttosto... Posso aiutarvi? Pericoloso? Pericoloso. Pericoloso mi pare buono. Non vi ho detto un attimo fa che noi due ci intendiamo? Sì, Pier. Pericoloso. Pericolosissimo, anzi. Toccare l'onore di un uomo attraverso l'onore di sua moglie. Scusate, ma perché? Perché parlo così, lo capirete. Elizabeth e io da molto tempo ormai occupiamo appartamenti separati per una ragione... Nessuno ne parla e tutti lo sanno! Si sa che pensare del signore di Silleranche! Scusatemi. A volte mi prende
la rabbia verso l'ingiustizia del mio destino. E si vorrebbe che io credessi in Dio. Ma quale Dio? Il Dio che nega a me quello che concede all'ultimo dei miei contadini. A uomini che a malapena si distinguono dalle bestie. Io sto male. Mi porto dentro una specie di inferno. A voi, voi. Voi avete vissuto la vita religiosa. Voi sapete che sia quella privazione, no? Io ignoro se la castità sia il paradiso dell'anima. Ma di certo è l'inferno del corpo. Perché non dite nulla? Ascolto. Le mie parole non mancano di stupirvi, di turbarvi a quanto vedo, perché siete pallidissimo e non avete ancora sentito il resto. Volete che ve lo dica? Io ho ragione di credere che un uomo, a Sillerange, si approfitti della libertà che concedo a mia moglie. Come se il ridicolo del mio stato non bastasse. Ecco che se ne aggiunge un altro. Ma mentre il primo è irreparabile, conosco per il secondo un rimedio che nemmeno i legami di sangue mi impediranno di usare. Come potete esserne sicuro? No. I miei sospetti vanno molto oltre quello che voi potete pensare. Un uomo come me, geloso del suo onore, non ha bisogno di prove. Dalla mattina alla sera i suoi occhi, le sue orecchie gli forniscono tutte le prove di cui ha bisogno. Annusa il tradimento nelle parole all'apparenza più innocenti. Non potrebbe smarrirsi su una falsa pista. Ma smettetela, insomma, mi prendete per un alloco. Io so quello che succede qui. Mai un uomo ha osservato una donna come io osservo Elisabeth. Non avete visto come negli ultimi tempi lei sembra felice. Felice! In effetti io non so come fosse prima... Prima del vostro arrivo qui, sì, certo, naturalmente, guardate, c'è una specie di coincidenza tra il momento in cui siete comparso voi e quella in cui si è operata in Elisabeth quella trasformazione che mi ha tolto ogni dubbio. Perché quello che non potete sapere è che prima lei era languida, muta, persa in certe sue fantasticherie dalle quali nulla poteva distrarla, non la musica, non la lettura. Io me la vedevo morire davanti agli occhi di quella malattia spaventosa che ha nome malinconia. Ora profuma di felicità. Dunque l'uomo che osa corteggiarla sotto il mio tetto deve essere ben vicino a raggiungere i suoi scopi, seppure non li ha già raggiunti. E io so chi è quell'uomo. Bene, ditelo allora. Ditelo, visto che è per questo che sono qui, solo con voi, in questa stanza. In questo momento io devo dominare il furore che mi possiede. Devo tenere la testa sul collo, non alzare la voce, non agire come un pazzo. Ho bisogno di dirvi il nome di chi mi ruba la moglie, se qualcuno deve saperlo. Siete voi! Io? E voi! Che tacete sempre, osservate tutto. Poco fa parlavamo di Jacques. Ma possibile che non vi siate accorto di nulla? Jacques, sì. L'imbecille si figura che io non veda nulla, mentre sono 8 mesi che li sorveglio con una pazienza, un accanimento indescrivibile. Vi è venuta in mente l'idea di tendervi una trappola? No, mi ripugnava. Preferivo che si tradissero da soli nel caso fossero colpevoli. La mia gioia ne sarebbe stata aumentata. La vostra gioia? Sì. Per strano che possa sembrarvi, c'era una specie di
cupo piacere in quel gioco. Io ero il cacciatore che insegue la preda. Trappole, no? Io volevo che la bestia si abbattesse ai miei piedi. Passarono mesi e non scoprivo nulla, e poi d'un giorno all'improvviso la verità mi abbagliò. Elizabeth non era più la stessa persona, era radiosa, perché s'era data. Voi non avete alcuna prova di quello che dite. Ma come? Un uomo corteggia mia moglie per 8 mesi. Lei finge di non accorgersene, lo evita. E poi d'un tratto, eccola dolce, serena. Come mai la si era veduta, Silarange? Voi vorreste che io non la credessi innamorata, innamorata di quel miserabile, innamorata come solo una donna che si è lungamente difesa può essere. Ma non avete visto poco fa. Si è ritirata meno di 10 minuti dopo Jacques. Devo dire, non ci avevo fatto caso. Perché voi non avete le mie stesse ragioni di prestare attenzione ai dettagli. E anche se siete un buon osservatore, il senso di certe cose vi sfugge. Sapete, io non credo che Jacques sia colpevole. E su cosa basate questa vostra opinione? No, lui non ha per nulla l'aria di un uomo che abbia trionfato sulle resistenze di una donna. Anzi, al contrario, gli riconosco una certa aria ansiosa, torturata da non so che inquietudine. Ma sono imbrogli destinati a chiudermi gli occhi. Lo credete tanto ingenuo da sbandierare la sua vittoria? E la minima forma di prudenza non gli consiglia forse di imbrogliarmi affettando malinconia? Non mi avete convinto. Ma se non è Jacques, chi è l'amante di mia moglie? E voi perché volete che abbia un amante? Come volete che non abbia un amante quando non ha un marito? Scusatemi, questi accessi di rabbia non potrebbero fuorviare sul mio conto, perché io non sono ingiusto, io non sono incapace di generosità. Nessuno meglio di me conosce le sofferenze di Elizabeth. Io capirei se quella donna, privata d'amore dalla disgrazia di cui sono vittima, cercasse altrove una compensazione. L'idea mi è atroce, ma io capirei, chiuderei gli occhi di fronte a quella che io stesso non oserei chiamare colpa. Però devo sapere, devo essere sicuro. Io soffro perché non so se sapessi. Se avessi la certezza, soffrirei diversamente, forse, ma soffrirei meno. Se fosse Jack, io non gli farei nulla. Vi do la mia parola di gentiluomo. Però devo sapere, devo essere sicuro. È lui. Non mi ha confidato segreti. Vedo che non faremo passi avanti sul terreno della confidenza stasera. Riprenderemo la nostra conversazione un altro giorno. Nel frattempo vi auguro una notte migliore della mia, perché sicuramente non dormirò. Che possiate sbagliarvi invece, è dormire il migliore dei sonni.